non vediamo di dare rapidamente ai nostri microfoni, Massimo. Dacci qualche informazione. Sì, non lo vedremo per questa sera né al Contesserato della Napoli, silenzio stampa ad hoc. Allora, Massimo, mi sembra di sognare, nel senso ho capito bene. È tutto vero. È un silenzio stampa ad aziendam, cioè con Sky. Sì. Sì, è così. La Fabinho se non parlerà con Sky ne faranno altrettanto i giocatori delle Napoli. Lo si ripeto, insomma, ha chiamato l'ufficio comunicazione. Si possono sapere le motivazioni, a che cosa si riferisce il Napoli, cioè qual è il motivo ti confermo che è una decisione presa dal presidente De Laurentiis. Il motivo non l'ha spiegato ai suoi dipendenti, insomma, a chi gestisce la comunicazione, dunque questo è quanto non posso provare a interpretare. Ma capisco che ti venga da ridere perché è surreale, capisco Massimo. Quanti anni hai di carriera? Ti è mai capitato una cosa del genere? No, c'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta. Bisogna capire che si può fare, credo che... Questo credo che lo capiranno le aziende. Ci sono anche dei doveri da parte delle società e da parte dei tesserati. Sì, e dei contatti. Ovviamente, contrattualmente, ritengo difficile immaginare che si possa fare. È talmente surreale che sai. Allora, proviamo a capire che cosa. No, scusami, sbaglio, pensalo. No, dico, quando tu ti a se stesso racconti una storia surreale, no? E cominci a crederci, diventa tutto surreale. Come cioè, in questo momento, un po' tutto questo che noi stiamo facendo è quello che si sono raccontati a Napoli. Cioè, io non vedo altra logica di quello che stanno facendo, cioè stanno facendo male a se stessi soprattutto, non neanche tanto a noi, se non hanno una voglia di parlare a chi se ne frega, che non parla. Però se la sono raccontata bene e credo in qualcosa così, vuol dire anche non avere la capacità né maturità di capire profondamente la cosa. Cioè, Mi sa che prima o poi io dovrò dire qualcosa, ma mi piacerebbe che Benitez andasse a guardare tutte le partite del Napoli 89-90. Quando abbiamo vinto lo scudetto, il secondo scudetto del Napoli. Farebbe bene a guardarsi tutte le partite del Napoli e poi vedrai che forse gli viene voglia di venire a parlare qua di calcio.